Partiamo dall'epilogo con il gol realizzato da Gatto proprio allo scadere che ha permesso a Lanciano di ottenere un pareggio preziosissimo 2-2 contro lo Spezia in quello che è stato un avvincente spareggio per accedere alla post season. Ancora una volta i ragazzi di Baroni hanno dimostrato di avere una forza mentale strepitosa, fondamentale per riacciuffare partite di questo tipo. Un punto che sulla carta non cambia di tanto la classifica, ma che dà fiducia in vista degli ultimi due impegni con Carpi e Cittadella. In un biondi gremito e rumoroso l'inizio è tutto di Marca Ligure. All'ottavo calcio di punizione per lo Spezia, batte Bellomo e strepitosa risposta di Sepe con il pallone che scheggia la traversa e termina in angolo. E proprio sul conseguente tiro dalla bandierina è Culina a sbagliare una clamorosa occasione tutto solo in area di rigore. Il Lanciano arranca e al tredicesimo è sempre Culina a far partire un tiro da fuori area che centra il palo alla sinistra di un immobile Sepe. I ragazzi di Baroni comunque non si scompongono e cominciano a macinare gioco. La prima occasione è per Babatiam che al 24esimo colpisce male di testa con la sfera che termina alta. L'occasione più ghiotta capita sui piedi di Piccolo, che dopo un gran dribbling in area di rigore calcia forte trovando però la pronta risposta dell'ex Leali. L'ultimo acuto del primo tempo è un colpo di testa di Ferrari che termina di poco a lato. Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con maggiore aggressività aumentando il tasso di spettacolarità dell'incontro e Babatiam ad aprire le danze al 14esimo con un potente tiro da fuori area che fa la barba al palo. La partita si accende definitivamente al 18esimo, appoggio morbido di Bellomo per Carrozza che carica il destro e realizza un vero e proprio eurogol portando avanti lo Spezia. Baroni opta subito per due cambi che si riveleranno decisivi, fuori Piccolo e Di Cecco, dentro Gatto e Paghera, ed è proprio il piccolo Paghera esattamente al 27esimo ad insaccare di testa la rete del pareggio frentano. Il biondi è una bolgia, ma zittirlo nuovamente lo Spezia ci impiega esattamente due minuti, dormita generale della difesa rossonera e Lisuzzo in mezza rovesciata riporta avanti gli ospiti 2-1. Baroni sposta ancora di più il baricentro, il Lanciano non ci sta e attacca rabbiosamente andando vicino al pareggio al 39esimo con un tiro di Gatto parato dalle ali. La partita sembra avviarsi alla fine e condannare il Lanciano alla sconfitta, ma esattamente all'ultimo secondo dei 5 minuti di recupero Gatto trova la zampata felina vincente e segna il gol del 2-2 che fa letteralmente esplodere il biondi. Un pareggio che alla fine ci sta perché entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, creando buon gioco e tante occasioni. Adesso per i ragazzi di Baroni ci sarà la trasferta a Carpi per poi chiudere nuovamente in casa con il Cittadella. Obiettivo, ora più che mai, trovare i 6 punti che significherebbero playoff per la Serie A.